La parola alla consigliera Irene Galletti. Riguardo questa tematica della caccia, della tutela della zootecnia e soprattutto di alcune specie, ravvedo in alcuni colleghi una grande confusione, che è in parte anche comprensibile perché chiaramente quelle che sono le dinamiche della fauna possono non essere chiaramente alla portata di tutti, necessitano di studi, ci sono dei tecnici per questi. I colleghi Anselmi e il Marras, tutto sommato, hanno inquadrato anche in maniera corretta e secondo me abbastanza rispondente a quelle che sono le esigenze, la problematica alle quali dobbiamo far fronte. Sicuramente la tutela della zootecnia è un nostro interesse primario, però è vero che ci sono dei dati contrastanti. Da quelli che ho raccolto io, ad esempio, risulta che gli attacchi effettuati ad esempio alla popolazione ovina del territorio toscano corrispondono allo 0,3% di tutta la popolazione ovina che abbiamo in Italia, quindi si parla di livelli molto bassi. Successivamente, un altro dato importante è il fatto che ci sia molta poca protezione degli allevamenti in termini di recinti, cani pastore, sorveglianza da parte del pastore stesso, addirittura pare che il 98%, pare il dato che ho io in mio possesso, il 98% delle gregge non sono sorvegliate da un pastore. Chiaramente questa è una problematica che non si può risolvere semplicemente pensando appunto a un'ecatombe di lupi o di ibridi o di qualunque mostro che possa salire le greggi, quindi la tutela abbiamo da rispettare delle normative europee, quindi il lupo va tutelato, sono stati impiegati anche dei soldi per la reintroduzione del lupo, va evitata l'ibridazione. L'ibridazione sicuramente è uno dei fattori più gravi perché il lupo non si avvicina all'uomo, l'ibrido sì. Quindi è fondamentale da questo punto di vista fare prevenzione anche del randagismo, quindi fare un'attenta valutazione di quelle che sono la gestione dei cani pastore, che sono quelli che aggrediscono più facilmente. Insomma, le problematiche sono diverse, sono molte. E al di là di quelle che sono state appunto sempre le problematiche, o meglio, le battaglie che si sono svolte fra animalisti e pastori, direi che è necessario avere un atteggiamento più attento, appunto perché sia dal punto di vista degli agricoltori, sia dal punto di vista della protezione della fauna e della flora, e sono stati investiti molti soldi. A mio avviso non si può analizzare e votare in questa sede un argomento così delicato e che richiede molto intervento da parte dei tecnici. Quindi la mia proposta è quella di rinviare alla seconda commissione, non ravvedendo in questo momento l'urgenza nel mese di agosto di rimandare di catture degli ibridi, che pure sono il problema principale. Non è, a mio avviso, il caso di provvedere adesso. Io rimanderei tutto alla seconda commissione. Nell'eventualità che dovesse passare, quello che domandiamo noi è che venga inserito un emendamento dove venga chiesta una vigilanza particolare da parte del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale riguardo queste catture, il modo in cui avvengono, la sterilizzazione, numeri e un monitoraggio. Quindi ci deve essere un certo tipo di attività anche al riguardo. Questo nel caso che si decidesse di far proseguire in questa sede, questa proposta. Grazie. Grazie alla consigliera Galletti.